5 6 ですね、もうね。Mostra le fotografie ingiallite dal tempo per raccontare com'era la sua vita in Giappone prima di quel giorno. Terumi Tanaka, classe 1932, era uno studente di 13 anni. Stava leggendo un libro a casa sua quando il 9 agosto 1945 esplose la seconda bomba atomica su Nagasaki. Ho sentito un suono assordante, ricorda, poi tutto è diventato bianco, era qualcosa di terribile, ho chiuso gli occhi, mi sono chinato e ho perso conoscenza. Tanaka oggi ha 88 anni, non dimentica le ore e i giorni dopo la deflagrazione con gli edifici della città ridotti in macerie e metallo contorto. Il silenzio era surreale, come mostrarono le immagini dei notiziari sovietici nelle ore successive all'esplosione nucleare. Tanaka sentì l'odore dei corpi bruciati, vide i feriti gravi stesi a terra e la sensazione che nessuno potesse aiutarli fu ancora più dura. Suo nonno e gli zii presto morirono per le gravi ustioni e per l'esposizione alle radiazioni. Da quel giorno l'impegno a raccontare la sua storia di sopravvissuto. Per 2 decenni Tanaka ha ricoperto la carica di segretario generale della Idankyo, la confederazione giapponese delle organizzazioni per i malati di bomba atomica. Oggi la sua testimonianza, racconta l'anziano, vuole essere un messaggio di pace per raccontare gli orrori della bomba atomica e per dire no alle armi nucleari.